Ciao a tutti e benvenuti. Una partita durata 18 minuti con un arbitro al centro dello show. Tutto questo è stato Milan-Chelsea ieri sera. Di questo parleremo dopo la sigla. Benvenuti alla nuova puntata di Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere il solito like al video, vi ricordo anche di iscrivervi di DNA Rossonero TV se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarderà il Milan, il mondo Milan, con notizie in tempo reale, addirittura in anteprima, e poi con post partita, pre partita, radio cronaca di tutte le partite del Milan, con le nostre dirette due volte a settimana di DNA Team e con i miei video alle 14.30 circa tutti i giorni. Vi ricordo inoltre anche di aiutare il canale tramite donazioni oppure tramite abbonamenti. Sono 5 livelli di abbonamenti. Per avere informazioni basta cliccare sul tasto abbonati e saprete tutto ciò che riguarda gli importi di abbonamenti e i regali che noi facciamo ai nostri abbonati. Chi è abbonato può partecipare anche al concorso di pronosticone, con cui è possibile vincere alla fine della stagione una maglietta originale del Milan personalizzabile. Tutto questo, diciamo, abbiamo da parte, diciamo, merchandising e sponsorizzazione abbiamo finito e passiamo all'argomento. L'unico argomento di oggi principale, anzi partiamo, diciamo, dall'argomento, diciamo, più positivo. Allora, il Milan giovanile, Milan Primavera, ha battuto il Chelsea per 3-1 in casa, partita che il Milan ha sofferto nel primo tempo, ha avuto fuori poi invece nel secondo, grazie anche a dei cambi fatti appunto da Abate. Il Milan passa in vantaggio 1-0, viene raggiunto a 6 minuti dal termine da un rigore del Chelsea, deve essere una costante ormai, e poi, diciamo, dopo un minuto, cioè, entra Longhi e dopo un minuto segna il 2-1 e poi segna il 3-1 Alesi, stabilendo così una doppietta. Il Milan così giovanile, primavera, è in testa al proprio girone e basterà una vittoria nelle prossime due partite per poter passare al turno successivo. Quindi, primavera del Milan che inizia a dare i suoi frutti, a fare i suoi risultati. Purtroppo all'interno della partita di primavera c'è stato un infortunio di Lazetic per non farci mancare mai nulla. Passiamo adesso a Milan-Chelsea, quello vero di ieri sera alle 21 a San Siro. 75.000 spettatori, grande spettacolo al solito, grandi presenze in tribuna con Andrei Shevchenko a osservare il suo Milan, ex anche Chelsea. Partita in equilibrio per i primi 18 minuti e poi inizia lo show dell'arbitro. Sicuramente errore di Tomori, che non taglia fuori praticamente Mount, che entra in area. Tomori lo tocca 3 volte circa sulle spalle con la mano. Mount trattiene Tomori, tira la maglia a Tomori e l'arbitro dà rigore. Mount riesce a tirare Trattaluzano, para, si dispera l'allenatore, nessuno protesta e l'arbitro da rigore. Rigore che, come ho già detto ieri nella diretta, secondo me è inesistente. Non è possibile dare un rigore così, anche perché poi dando questo rigore porti automaticamente all'espulsione di Tomori, quindi costringere una squadra a giocare 72 minuti in 10 contro 11 per un fallo che secondo me è inesistente. Io non ho mai visto ad oggi, se voi avete visto qualcosa del genere, semmai me lo segnalate nei commenti o durante la chat, un rigore dato per queste motivazioni, sinceramente. Sicuramente Tomori mette la mano sulla spalla, ma non trattiene, non tira per la maglia il giocatore, che infatti riesce ad andare avanti, riesce a presentarsi da solo davanti a Trattaluzano e tira. Poi Trattaluzano è bravo a chiudere lo specchio della porta. Non vedo nemmeno
una, diciamo, penalizzazione che il giocatore inglese ha avuto da questo, diciamo, da questo presunto fallo di Tomori. Per l'arbitro comunque rigore, rigore segnato da Jorginho che quando, probabilmente solamente quando gioca nell'Italia sbaglia rigori, dato che ha sbagliato gli ultimi tre, segna poi il vantaggio il Chelsea. Logicamente a questo punto la partita è finita, 10 contro 11 con squadra già rimaneggiata contro una squadra campione del mondo e che ha vinto la Champions 2 anni fa, diventa un'impresa impossibile, Giroud si mangia un gol di testa che poteva portare a pareggio, ma sicuramente comunque anche se avesse pareggiato non penso che avrebbe poi portato a un risultato diverso rispetto a una sconfitta. L'arbitro continua nel suo show successivamente, distribuendo ben 9 cartellini oltre l'espulsione di Tomori, in una partita fondamentalmente corretta. I giocatori ammoniti sono stati 6 del Milan e 3 del Chelsea, 3 del Milan, Gabbia, Tonali, Krunic, Giroud, Pobega, Balotelli, Sterling, Mount e Gallagher invece del Chelsea. Tra queste ammonizioni, il mancato rosso a Sterling per un fallo a piede martello. Sempre nel primo tempo, l'arbitro si è guardato bene ad espellerlo, logicamente. Forse ci potrebbe essere l'espulsione anche di Gabbia nel secondo tempo, però insomma, ecco, sinceramente sarebbe è stato un ulteriore pena inferta a Milan che sicuramente non era auspicabile. Diciamo che l'arbitro ha dimostrato la sua incapacità, la sua pochezza. Non ha saputo tenere in mano, ma nemmeno tenere in mano, perché la partita è stata corretta, quindi non ha saputo gestire una partita che era semplice da gestire, bastava essere arbitrato in modo tradizionale, in modo normale, come si dovrebbe arbitrare a livello europeo. Si parla sempre che in Europa certi falli non si fischiano, si è detto così lo scorso anno quando il Porto fece due falli, l'andata e il ritorno su Bennacer, che portarono a due gol del Porto, si disse che Bennacer deve abituarsi perché questi falli non si fischiano. E poi si vede dei rigori dati in questo modo. Logicamente, ecco, questo si va ad accumulare a situazioni già pregresse che ha subito in Milan nello scorso Champions contro Atletico Madrid. Vi ricordate il fallo di mano invertito in Atletico Madrid-Milan che portò al rigore a favore di Atletico Madrid e probabilmente all'eliminazione del Milan? A due falli appunto su Bennacer, all'episodio invece del gol annullato a Kessié a Manchester per un motivo che ancora ci dobbiamo spiegare. Tutta questa è una serie di, diciamo, arbitraggi che sinceramente non hanno soddisfatto. Diciamo che i giornali, i siti internet hanno tutti giudicato in modo negativo l'arbitro, tutti hanno detto che il rigore era inesistente, i voti si va da 3 di Cesari al 5 di sportspace.it, al 5 di Repubblica, al 4 di calciomercato.it. E anche chi, appunto, con una gazzetta non dà, o quantomeno non ha trovato il voto all'arbitro, dice che non era rigore e nemmeno espulsione, chiaramente. Poi, diciamo anche altri commenti, anche Condò ha detto che il rigore era inesistente e logicamente non c'era nemmeno l'espulsione. Jacobelli dice che Sievert era inadeguato e non deve più arbitrare. E quindi, diciamo che questo, diciamo, ecco, Cravero ad esempio dice che l'arbitro non può rovinare una partita così. Dopo qualche minuto dice quello che ha combinato l'arbitro tedesco fa la storia. Questo ha detto Cravero in diretta ieri a Mediaset. La rabbia aumenta ulteriormente guardando Maccabi Juve. Nel secondo tempo Cuadrado riesce a sfuggire al Maccabi, si presenta, entra in area, si presenta solo davanti al portiere del Maccabi. E il giocatore dietro lo trattiene, gli frena addosso e per l'arbitro non è rigore. Quindi adesso la UEFA ci deve spiegare quando è rigore in aria. Perché a questo punto, se quello di Maccabi Juve non era rigore, non lo era nemmeno lontanamente nel pensiero quello di ieri sera fra Chelsea e Milan. Sinceramente mi sono stancato di questi arbitraggi inadeguati, scarsi. Io dico, ve la disconcerto, spero che non ci sia famoso complotto, famosa macchinazione, io sono sempre per la scarsità dei protagonisti piuttosto del creare, diciamo, eventualmente appunto di inficiare i risultati, di installare il risultato verso alcuni risultati già definiti a monte. Perché se così fosse è inutile stare appunto a ragionare di calcio, come già detto ieri, andiamo su altri sport più belli dove secondo me il più forte vince sempre. O quasi sempre, ovviamente, dove l'arbitro, diciamo, influenza il minimo. Adesso cosa succede? Succede che siamo alle ultime due partite e a questo punto il Milan è costretto a vincere tutte e due,
sia con il Salisburgo fra 2 settimane, cioè scusate, con la Dinamo Zagabria fra 2 settimane, successivamente con Salisburgo, se vince entrambe, logicamente il Milan passa al turno. Quindi è cuore e destino nelle nostre mani, logicamente bisogna andare a vincere la Zagabria, che non sarà facile, vincere in casa con Salisburgo. Se appunto già con la Dinamo Zagabria non ci fosse un risultato positivo, a quel punto secondo me sarebbe bene lasciare perdere anche l'Europa League. L'Europa League è un torneo che, fatto giocare di giovedì, crea grossi problemi al campionato e sinceramente andare a impelagarci in un torneo così, che poi alla fine è un torneo un po' di seconda linea, che sicuramente dà lustro a chi lo vince, però porta delle tossine notevoli al campionato, secondo me sarebbe bene evitarlo. Quindi tutto secondo me dipenderà dalla partita Zagabria. Se Milan riuscirà a vincere la Zagabria, allora si potrà tentare tutto per tutto col Salisburgo, altrimenti se il risultato sarà negativo, sinceramente, secondo me sarebbe bene anche non andare avanti nemmeno in Europa. Poi questo è il mio pensiero, logicamente molti di voi forse non lo condivideranno, però questo è quello che penso io. Altre cose da dire, ma il pagelle le ho fatte, ma poi ho pensato che 18 minuti pagelle e dare anche delle pagelle giocando completamente una partita tutta in 10 contro 11 ha poco senso. Direi che il migliore, come ho detto ieri sera, secondo me è stato Diaz con 6 e mezzo. Mi è piaciuto anche Tatarusano, che comunque non ha avuto di grosse colpe, forse un po' impreciso con i piedi, ma d'altronde come me ne c'è uno solo. Calulu anche ha fatto piuttosto bene. Gabbia mi è piaciuto. Bennacer lo stesso, quindi non mi sono piaciuti ovviamente Tomori, che il fallo suo comunque, cioè, è derivante da un errore di posizionamento. Non mi è piaciuto Giroud, perché il gol che ha sbagliato d'eventuale potenziale pareggio è stato abbastanza clamoroso, non da lui. E basta, nient'altro, diciamo. Quindi diciamo che è andata così. Voltiamo pagina per l'ennesima volta, pensiamo a Verona, dove sono d'obbligo i 3 punti per rimanere attaccati al Napoli. E ripartiamo da zero per la prossima partita di Champions, sperando di avere un arbitraggio equo. Non chiediamo di più, un arbitraggio equo. Sembra che in questi tempi sia molto raro. Per oggi abbiamo finito, vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo anche di iscrivervi a Rosso Nero TV, di aiutare il canale se avete possibilità, e nulla, ci vediamo domani sempre attorno alle 14.30, domani vi ricordo anche alle 22 la diretta con DNA Team. Ciao a tutti e buona giornata da parte di Giovanni e ancora di più oggi Forza Milan.